che cosa avrà da raccontarci Mitsubishi al Salone di Parigi 2016? Beh, ve lo dico io, una concept, eccola qua, bianca bianchissima. Si chiama GT Fab Concept e prefigura quella che sarà la prossima Outlander. E già, perché pare proprio che Mitsubishi si sia messa al lavoro per dar vita alla prossima rivale magari della Peugeot 5008 o perché no della nuova Skoda Kodiaq. Ed ecco il primo esempio, la vedete, illuminata dai faretti, è bianca con questo motivo, diciamo, bah, non so, color melanzana per il tetto. Beh, la linea secondo me, iniziando proprio appunto dal design, è il piatto forte, prima poi di passare alla tecnologia. C'è questo nuovo motivo che Mitsubishi propone, di questa unica striscia luminosa, quindi da un gruppo ottico all'altro, che, come dire, da questa rende proprio il posteriore bello piantato a terra. E poi particolare anche la fiancata. Vedete, hanno voluto sottolineare molto i passaruota con questa solcatura che proprio li definisce molto bene. E poi, beh, essendo una concept ovviamente non ci sono le maniglie, come potete vedere, per cui la fiancata risulta molto pulita. Anche i cerchi sono veramente di generosissime dimensioni, addirittura pensate sono 22, sono barra 22, sono 285 al posteriore barra 40 con diametro da 22 pollici, cioè qualcosa di gigantesco che ovviamente con tutta probabilità non andrà poi in produzione. Ma al di là di questo, diciamo che la nuova GT Concept introduce dei nuovi sistemi tecnologici, come per esempio appunto il sistema ibrido, di cui ormai Mitsubishi è diventata all'avanguardia, ecco. Beh, qui sotto lavorano tre motori elettrici praticamente, per cui si tratta di un'ibrida, perché c'è anche sotto il cofano un 2005 benzina e poi, come dicevo, tre moduli elettrici, che si trovano due al posteriore, che quindi forniscono la trazione integrale, e uno davanti, che fornisce 122 cavalli. Beh, è molto interessante il dato dell'autonomia totale, che pare sfiorare i 1200 km. Beh, già che stiamo però ancora sul frontale, vale la pena menzionare come il nuovo corso stilistico di Mitsubishi si stia evolvendo in queste linee ancora più cattive, perché sostanzialmente, ecco, la calandrona è quella che vediamo, ecco, negli ultimi modelli, grosso modo, ma tutte nuove poi sono queste luci a LED e questa fascetta luminosa per i fari. Purtroppo non sappiamo quando e come arriverà su strada, sappiamo solo che sarà la prossima Outlander. Avete qualche domanda da fare? Qualche quesito da porci? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e noi saremo felicissimi di rispondervi. Torniamo un attimo a vedere il concept, perché hanno appena aperto le portiere. Noi non possiamo avvicinarci perché siamo barricati da questo separé, ma le porte si aprono, quindi le porte posteriori sono controvento, per cui si crea questo ingresso che lascia tantissimo spazio per entrare. E vedete che l'abitacolo è per quattro posti, perché il quinto effettivamente non c'è, quindi sono due e due. E poi, adesso se ci spostiamo un po' più di lato, vi faccio vedere come Mitsubishi ha interpretato la nuova plancia. Vedete, c'è un grosso schermo centrale e poi due più piccoli laterali. Nuovo tutto il volante, nuova completamente la plancia più alta, che si avvicina quindi al guidatore, con relativi comandi a sfioramento. Beh, gli interni meritano veramente, proprio belli. Beh, dal Salone di Parigi, stand Mitsubishi è tutto, fateci sapere cosa ne pensate.